Bene, il nostro viaggio nelle coltivazioni esotiche tropicali in Piemonte continua. Oggi siamo in provincia di Cuneo, a Centallo, dall'azienda agricola Encilada, con Teodora, che vi presento subito dopo, per scoprire un mondo veramente incredibile, fatto di peperoncini. Peperoncini al plurale, perché noi in Italia parliamo al singolare di peperoncino come se ce ne fosse uno solo. In realtà oggi scopriremo che sono tantissimi e si usano in modi veramente molto diversi, molto più diffusamente di quanto non facciamo noi nella cucina italiana. Teodora, ha iniziato circa 15 anni fa le prime coltivazioni, mi diceva prima in modo sperimentale per uso domestico, poi invece proprio per ristoratori o per famiglia messicana. Sì, perché il motivo di questo lavoro era fare che le famiglie continuassero a trasmettere le nostre tradizioni ai suoi figli, che conoscessero i sapori messicani. Tanta gente non può viaggiare sempre in Messico, perché vanno 2-3 volte ogni tanto, sì, e non se lo possono permettere, perché noi messicani siamo abituati a mangiare sempre con qualcosa di piccante, la salsa, la enchilada, se serve per condire tanti piatti. Certo, sono sapori, diversi. Sì. Ascolti, ma in questo viaggio dal Messico all'Italia, i peperoncini coltivati in Piemonte perdono il loro sapore, la loro piccantezza, o si conservano? Ma credo che si conservino un 80%, penso, perché vuole dire anche il caldo, certo, il modo di coltivarli. Questo anno abbiamo iniziato più tardi perché ha nevicato, la terra non era pronta e anche non potevamo seminare, perché faceva troppo, la temperatura bassa di notte, anche mettendo la luce, ossia scaldando la serra, non conviene anche economicamente. Certo, ma ecco, il peperoncino ha bisogno, questi peperoncini hanno bisogno di qualche cura particolare, di acqua, oppure sono facili da coltivare? No, non niente facile, soprattutto il poblano, che la temperatura ideale è minima di 10 gradi, massima di 30. Per mantenere durante l'estate la temperatura dobbiamo mettere il ventilatore. E mettere sul tetto la protezione. Che peperoncino è questo, Teodora? Questo è il jalapeño. A chi si può vedere che ci sono maturi, meno maturi. Sono già a punto di sono arrivati a maturazione, vanno bene per raccogliere. Già pronti per raccoglierlo. Sì. Ecco, molti non lo sanno, no? Pensano che i peperoncini gialli, verdi o rossi siano specie diverse. In realtà il peperoncino appena nasce è colore verde e poi maturando cambia colore a seconda delle specie, può diventare giallo, arancione, rosso, addirittura marrone o nero. E questo a livello di piccantezza è un po' più leggero, va bene per le salse o far ripieno. E il cipotle invece? E questo se le toglie quando è rosso se le toglie il seme. Quindi quando arriva proprio a maturazione? Quando arriva a maturazione, se le toglie il semi e se fa, in Messico si fa fumicare. E si fa questa salsa buonissima. E se fa il chile secco. Il chile secco o il cipotle. Ecco, perché col peperoncino poi non ci si limita a usare solo quelli freschi, né solo la polvere essiccata, né solo il peperoncino essiccato, ma poi si possono mettere appunto in conserva, in salamoia o in adobo, che è questa specie di salsa che poi... Il cipotle. Del cipotle. Buonissimo, ha un profumo quasi di liquirizia e di tabacco quando viene lavorato in salsa. We'll be right back.
Augusto, ma questo passaggio dai peperoni piemontesi, quelli di Carmagnola, a queste varietà decisamente più piccanti, com'è stato questo passaggio? Ma perché ho sposato una messicana e lei gli mancava il mangiare messicano praticamente. Allora piano piano, faccio una premessa, in principio ne metteva due o tre piante nell'orto, a me non piaceva. Allora gliele sabotavo, li alzavo piano piano. Cioè come glieli sabotava? Cosa gli faceva? Li alzavo che non si attaccassero, e lei non sapeva. E dopo piano piano lei testarla, continuava a metterli. Allora ho cominciato anche a interessarmi, a assisterla un po', perché lei in Messico faceva l'insegnante, allora non era tanto pratica di agricoltura. Certo. E poi mi è piaciuto, piano piano abbiamo cominciato, comprato una serra, poi adesso abbiamo aumentato e poi a me piace questo lavoro. Passo tanto tempo qua nelle serre e mi soddisfa. Un lavoro nuovo. Diceva prima che insomma, lavorate insieme con ruoli diversi, più la parte diciamo agrotecnica. Sì, io faccio la parte agricola, lei la commerciale, praticamente. Lei vende tramite internet e produciamo già sul venduto. Sappiamo già che il prodotto è venduto. La cosa bella è che hanno una pagina Facebook che vi invito a seguire, la Encilada, dove praticamente c'è un dialogo aperto con la comunità, con i ristoranti, che dice sto per piantare i semi del poblano. Sì, perché io non voglio produrre più dello che devo, cioè, essere certa che quello che metto lo vendo, è venduto, sì. E un po' ve lo tenete in casa. E allora, oltre a coltivarli, ve li mangiate anche in famiglia, nelle ricette messicane? O? Sì, anche abbastanza, sì. Non è troppo piccante per lei piemontese la cucina? Bisogna abituarsi. Piano piano adesso cominceranno a piacermi. Anche. Il piatto migliore di Teodora a base di peperoncini qual è? Ma non saprei. Chile relleno. Chile relleno, quindi sono questi peperoncini ripieni. Sentite anche la denominazione diversa, si chiama Chile, che è proprio la denominazione della lingua. Chilis. Della lingua Nahuatl, che era la lingua nativa. Bene, continuiamo un po' a vedere cos'altro troviamo qua in questa foresta piccante. Il famosissimo abanero. Guardi che bello. Che meraviglia. Questo è il terrore dei peperoncini. È abanero perché è originario della Havana. Perché? Originario di Sud America, però lo hanno coltivato in Las Antillas. L'abanero comunque lo cucinate. In Messico lo mangiano al sud del Messico. Ecco, sempre il sud si fanno le cose più estreme, più piccanti. C'è sempre un sud che è più a sud di qualche altra parte. Quindi nel sud del Messico ci fanno delle salse, per esempio. Sì, sono più coraggiosi. Peperoncini, mais, pomodori, tutti i prodotti che sono arrivati poi in Europa grazie a Cristoforo Colombo dopo la scoperta delle Americhe. E parlando di pomodoro ci sono alcune varietà molto curiose, e questo di fatto è della famiglia degli alchechengi, no? Questi frutti che noi conosciamo giallognoli, usati più come dessert, e invece questo è il Tomatillo, facciamolo vedere, anche verde. Questo ha una specie di lanternina, no? È una specie di lanternina con una buccia che lo protegge di copertura, che è il tomatillo, il pomodoro verde. Sì. Molti erroneamente confondono il tomatillo con il pomodoro comune verde e usano quello nelle ricette, mentre invece è un prodotto completamente diverso. Sì. In Messico c'è il tomate, che è quello rosso. Il pomodoro. E questo è il tomatillo, che si usa per altri scopi e ha un sapore più amarognolo. Però dopo i chef daranno la sua
Soprattutto nelle salse, no? Il tomatillo si usa. Vedete, la pianta è molto carina con queste lanternine tutte, che poi dopo quando il pomodoro, il tomatillo arriva a maturazione, cosa fanno? Si seccano le foglie? No, a volte è tutto verde ancora. Rimane. Basta che si scoppiano la sacchettina. Ecco, si deve aprire. Sì. Questo, come dice il termine, Chile Poblano della città di Puebla. Siamo al sud del Messico, Puebla e Oaxaca sono considerate le capitali gastronomiche della cucina messicana e questo è uno dei peperoni più importanti della vostra cucina. Come si preparano? Con cosa si può cucinare con un Chile Poblano? Si può fare strisce. Per dopo prepararlo con i chicchi di grano, la pana, o si fanno nelle insalate, cos'è un insalato? Si passano al fuoco, ma io non sono tanto pratica in queste cose. Vediamo, poi ci facciamo raccontare dai nostri chef. E si fanno anche ripieni, che il 16 settembre, che si festeggia la indipendenza del Messico, si utilizza questo. Sento il rumore di un motore di macchina, credo che Jerry con gli amici chef stiano arrivando, anche perché spetterà loro raccogliere questo ben di Dio e trasformarli nelle ricette che vedremo subito dopo. Andiamo ad accoglierli. Andiamo a vedere. Facci strada. Guardate, si sono un po' piccante o un po' non troppo piccante? Questo è più piccante, dipende quello che... Per oggi noi facciamo una salsa, quindi abbiamo bisogno di 2 o 3 pezzi un pochino più piccanti. Un pochino più piccanti, che meraviglia! I più carnosi. Belli carnosi e lucidi, vedete come sono sodi. Si sono profumatissimi. Anche questo qua, no? Guarda, qua c'è uno rosso. Ecco, rosso, sì. Queste strisce significano che sono già pronte. Siamo a posto. Vedete quante varietà e poi proprio appunto bisogna saperli scegliere nel momento migliore, con la consistenza migliore. Solo così si fa la cucina. Allora, in uscita dal campo della Enchilada di Teodora, qua laboratorio al Cile, il nostro chef Jerry, che dopo aver curato il menù del Beso, ha pensato di dar vita un po' al suo sogno, alla sua creatura. È così? È così nato al Cile, sì, esattamente una 15 anni fa in Messico ho iniziato questo progetto sul peperoncino. E poi esistiamo in Italia da 2 anni, qui al Quadrilatero Romano di Torino. E basicamente al Cile vuole cambiare questo concept di mangiare peperoncino in Italia e in Europa in generale, no? Come dicevi prima, alle coltivazioni si parla di peperoncino in Italia, in Messico parliamo di peperoncini, no? A me piace paragonare il peperoncino con la vostra cultura, come così avete queste culture per il vino, per i formaggi, per tante altre cose, così ce l'abbiamo noi per il peperoncino, no? Questo know-how
della coltivazione, di poi trattarli in modi diversi, no? E basicamente qui nel Cile facciamo diverse salse e è nato tutto da una salsa che ho fatto per me, pensando nel cibo messicano, nel cibo italiano, no? Sempre, da sempre innamorato dall'Italia, ho detto facciamo una salsa che si possa abbinare con piatti della tradizione italiana anche, no? Così è nata la nostra prima salsa, Siete Machos, che fa una miscela di 7 peperoncini diversi, tra di cui ovviamente tutti quelli che abbiamo visto prima con Teodora, il poblano, il serrano. E basicamente a me piace vedere il peperoncino come una frutta secca, che ha bisogno di un po' di tempo, ha bisogno dei processi diversi per arrivare al gusto massimo, al gusto top di ogni tipologia, no? E ogni peperoncino deve essere trattato in un modo diverso. Certo. Ecco. E con una particolarità, perché noi pensiamo al peperoncini come complemento piccante, come unica qualità caratteristica la piccantezza, ma nelle tue salse non è esattamente solo questo. No, assolutamente no. Infatti, secondo me, il piccante in Messico è più visto come un aroma, come un profumo, che qualcosa che ti manda fuoco, no? Poi ovviamente ci sono di tutti i livelli, no? Per tutti i gusti. Tante sfumature. Vi voglio far assaggiare quello che abbiamo visto con l'avanero che abbiamo raccolto là, no? Certo. Quindi dopo una preparazione particolare per il nostro avanero faccio diventare la nostra salsa un dia con il diavolo. Un dia con il diavolo? Un giorno con il diavolo. Un giorno dal diavolo. Ecco, allora, forse questa tra tutte le salse che hai fatto è forse la più piccante, perché c'è l'avanero. All'inizio sì, all'inizio era la più piccante e ho detto dai, facciamo una media di un piccante medio-basso, un piccante un po' alto, che sarebbe questa. E poi vediamo se la gente preferisce salse più piccanti o meno piccanti, no? Poi la gente comunque mi hanno chiesto ancora di più. E basicamente qua profumatissimo. Esatto, l'avanero ha questa particolarità che è molto agrumato, ha delle note di cioccolato e è molto particolare. Poi si abbina praticamente a tutto, no? Le mie salse, basicamente una infusione del peperoncino e fa sì che si possa abbinare a tutto, alla carne, al pesce, a praticamente tutto, no? E quindi uno può prendersi un cubetto di robiola. Esatto, qua ho scelto la robiola anche per abbinare alla tradizione piemontese dei formaggi. Mettiamo anche su una tostata di mais della Morenita, che Nick sta malizzato qua in Italia alla maniera messicana. E basicamente qui vuoi assaggiare? Vuoi... È così, direi che visto che ce l'abbiamo, non ce la neghiamo. Poi ovviamente qua con il latticino si smorza un po' Buonissimo, allora, molto molto profumata, molto aromatica, è proprio un bilanciamento di piccantezza e sapori molto complessi e articolati, insomma bisogna assolutamente assaggiarlo. Poi evidentemente seguendo la tradizione, cercando di far capire le persone come usare i peperoncini o come usare le diverse salse, facendo una battuta che dicevo che io le mie salse si possono abbinare a qualsiasi cosa, qualcuno mi ha detto ma ai dolci? Ho detto guarda, col cioccolato ci stanno, ma te potresti provare col miele, no? E così dopo una serie di analisi, di studi, di prove, di esperimenti, di mille assaggi, degustazioni, è nato il miele piccantino, quindi è una miscela di 5 peperoncini diversi, è un miele molto affumicato. C'è tanto jalapeño, quindi cipotle in tutte le versioni possibili di questo frutto, quindi c'è quello affumicato, quello essiccato di più, no? Che diventa, sembra un pezzo di tabacco, no? Eh sì, è vero, il profumo poi è quello della liquirizia, del tabacco. Bravissimo, è nato questo miele insieme a apicoltura torinese e ovviamente lo abbiamo studiato per abbinare ai formaggi piemontesi e non solo, no? Abbiamo provato quindi con peperoncini tutti i messicani, miele piemontese, formaggi piemontesi. Allora faccio un assaggino anche di questo. Dai. Scherzando, poi
Direi che col dolce ci sta benissimo. Ci sta benissimo. Infatti, l'abbiamo fatto per una prova così all'inaugurazione. Poi la gente è tornata, tutte le persone sono tornate, ma il miele, ma il miele. Dal campo alla cucina, dalla Enchilada El Beso, miglior ristorante messicano di Torino, ma anche d'Italia. Adesso vediamo come i nostri peperoncini che abbiamo raccolto nel campo li trasformiamo in piatti delle cucine tradizionali. Siamo con Cesar, il sous chef del ristorante, e il piatto che hai scelto di fare a base di chile poblano qual è? Questo taco si chiama taco della milpa. Taco della milpa. Della milpa significa? È un agroecosistema di coltivo che è nato in Messico, in Mesoamerica, a base che si coltiva soprattutto il peperoncino, il fagioli, il mais, no? E si fa in un entorno di giro per lasciare tutti i nutrienti sulle terre. Ho capito. E la cucina delle tre sorelle, famosa, no? Il mais, esatto, i fagioli... È la trilogia del Messico, no? Fagioli, mais e peperoncini. Perfetto. Quindi qua abbiamo preparato tutti gli ingredienti della ricetta, che sono, ce li presenti, vedo anche delle cose un po' strane. Allora, abbiamo per iniziare le zucchini, il nopal, che è il nopal, è il foglio di un cactus messicano. E poi abbiamo di qua il peperoncino, che è il poblano che abbiamo scelto raccolto, perché è un peperoncino molto sottile e non troppo piccante. Certo. E quindi si può mangiare così. Abbiamo cipolla caramellata, del mais. E qui un'altra curiosità, questo e è... flor de Jamaica. Flor de Jamaica, che sarebbe il nostro carcadè, che noi usiamo per fare le tisane, invece si utilizza anche come ingrediente nella cucina tradizionale. Da tanto tempo fa. Sì, un prodotto perché proprio... Ispanico, è un proprio prodotto di Mesoamerica. Nativo, proprio sì. Precolombiano. Perfetto. E poi per finire abbiamo la fiore di zucca, che l'abbiamo cercato già, e dell'avocado. Questi riccioli di avocado per decorare. Molto importante, la tortiglia. La tortiglia già nel suo cestino, perché va sempre tenuta in caldo. Questa è una tortiglia di mais, di grano, non di mais. Questa con la conquista, no? Poi gli spagnoli hanno cominciato a farla anche col grano, che in origine erano solo di mais. Noi la guardiamo di lasciare vedere a tutta la gente che possiamo farlo anche con dei grani. Certo, no? Certo. Bene, allora andiamo pure con la ricetta. Come prima cosa mettiamo sul fuoco il peperoncino, il poblano. Bisogna arrostirlo. Arrostirlo un po'. Ecco, qui non vi impressionate perché non è velenoso. No. Molti pensano che cucinare in questo modo, come fanno nel mondo arabo con le melanzane, no? Quando fate il baba ganoush o il mutabal, prima bisogna arrostire le melanzane. Anche il peperone si può fare allo stesso modo, peraltro molto rapido, vedete com'è? Sì, molto rapido. Bueno, quando è pronto già tutto arrostito, lo mettiamo su un contenitore e lo lasciamo un attimo a riposare. Riposare con la pellicola, in questo modo la pellicina si stacca più facilmente. Questa è una delle cose più noiose da fare. Noi in settembre abbiamo un piattillo molto rappresentativo del Messico che si chiama chile en nogada, che si fa con questo peperoncino. È molto complicato perché il ripieno è molto lavorato. E un picadillo. Esatto, e lavorare tutto questo il peperoncino. Okay, dopo togliamo le semi. Quindi i semi si buttano. La semi dove si trova il picor. Ah, no? Certo.
Il peduncolo. Ma poi una volta pulito bisogna lavarlo sotto l'acqua corrente? A me non mi piace tanto perché va via il sapore. Perde. No? Perde un po' di sapore, però si lo fa, non succede niente. E quindi lo facciamo a striscioline, in tiras? Sì, come tutto il resto degli ingredienti. Sono piatti della cucina di strada, il Messico ha una cucina di strada tra le più importanti al mondo e le postazioni nei mercati, tutto deve essere listo, pronto per essere saltato. Sulla padella, già iniziamo già tutto il procedimento, certo. Del taco. Mettiamo un po' di olio. E qua ci sono le striscioline di zucchina. Zucchini. Bueno, abbiamo messo già un po' di olio, le zucchine, okay. Il nopal, il cactus e un po' di sale. E così comincia ad appassire le nostre verdurine. Saltiamo su un po'. Certo. E poi lasciamo cuocere un attimo questo, perché tutto questo già è pronto. Cioè, no. Questo devono rimanere un po' croccanti o devono sì, essere... Sì, a me piace che sempre rimane la zucchina croccante. Il nostro poblano a striscioline. Ok, aggiungiamo spadellato. Tutto il resto. Cipolla bianca, mais in scatola, in questo caso va bene. La prima volta che vedo saltare il carcadei, questa ricetta, non sapevo che nella cucina messicana si usasse, l'avevo mangiato in Senegal, fanno delle salse anche per allora, i gamberi. Lo trossiamo a pezzettini perché è un po' forte, no? Ma come bisogna sapore. Farlo bollire prima o sì, solo... Sì, riscaldiamo l'acqua, quando inizia a bollire mettiamo gli fiori, quindi, e basta solo che si idrate. Praticamente fai il... Te fai una tessina prima per dormire e domani è pronta tutta. Ah, ok. Già che è pronta, riscaldiamo la tortilla sulla piastra. Non lo so se tu sai, però nella tortilla ci sono due lati, no? Quindi dove si trovano dei puntini più grossi e dove si mangia, no? Dove si deve chiudere la tortilla. Certo. Ecco, questa è una cosa che invece non si sa. Generalmente si pensa che i due lati siano assolutamente identici. Mettiamo, noi le presentiamo in questi piattini di terracotta con l'avocado. Questo è anche un modo alternativo per mangiare il taco che noi appunto non solitamente è carnivoro col formaggio. Con peperoni spadellati, insomma. Bellissimo. È pronta. Questa è già fatta. Esatto. Vai, la prima è stata velocissima. Secondo peperoncino, seconda ricetta, Messico, il paese delle salse, e vediamo insieme la ricetta della salsa verde. Conosciamo il mole, conosciamo le salse che si usano più per stufare i piatti, nell'adobo. Questa invece è una salsa che serve per? Per finire o accompagnare un piatto, no? Tipo adesso che già abbiamo fatto il taco di la milpa, si aggiunge questa salsa per, non lo so, mettere un po' di peperoncino in più, se lo vuoi. Certo, per completare, e il peperoncino che useremo in questo caso? Si chiama jalapeño. È il jalapeño. Ecco, jalapeño è un peperoncino che può essere anche molto piccante. Sì, è un peperoncino a metà, no? A metà, sì. Dobbiamo prendere un po' di attenzione perché si picca. Può essere piccante. Ascolta, ma dato che il peperoncino, anche il jalapeño, poi maturando cambia colore, si può usare anche quello rosso? O... Sì. Noi come adesso facciamo una ricetta verde. Verde, tutto verde. Tutto verde, però sì, a volte lo prendiamo anche rosso, secchi, no?
Quando diventa secco si chiamano diversi. Certo. Sono di un sapore affumicato perché si lasciano sopra il fuoco. Certo, di, tipo di il legno. Cipotle, insomma. Tipo il cipotle, sì. In adobo. Allora, questo verde su verde, come si lavora il jalapeño per questa ricetta? Bueno, questo le lasciamo le semi e tutto quanto perché vogliamo che picchi. Che pizzichi. Perfetto, quindi nel frullatore. E poi quest'altro, il tomatillo, ingrediente strano, sembra un pomodoro fiorito. Esatto, però è un prodotto mesoamericano che noi apprezziamo tantissimo, no? Perché ha un sapore molto particolare entre acidità, acidez e verde, no? È verde di erba. E quindi mettiamo l'avocado. Un avocado Hass. Hass. Migliore qualità, sono questi rugosi di colore ruggine più scuri, non quelli lucidi verdi. Importante che sia giusta maturazione. Prendiamo di qua il frullatore, così. È un problema spesso trovare l'avocado maturo al punto giusto, vedete, non deve essere sfatto, ma ovviamente neanche duro come a volte si trova che non è lavorabile. Quindi il cucchiaio deve poter affondare facilmente nella polpa. Mettiamo un po' di pomodoro, del tomatillo. Questo è sempre il tomatillo, eh? Tagliato in quarti. Sì, aiutami un po' al frullatore, così. Certo. E qui verde su verde. Esatto. Un po' di lime. Succo di lime, che dà l'acidità. Tra l'altro, avocado e lime adesso crescono anche in Sicilia, per cui volendo possiamo usare anche dei prodotti esotici made in Italy, come questi, perché tutto. Coriandolo. Coriandolo, un bel mazzetto di coriandolo. Olio d'oliva. Noi mettiamo adesso un po' di oliva, certo, perché certo. Si trova anche più facile. E poi un po' di sale. Sale grosso, che ci aiuta a frullare il tutto. Acqua. Un po' di acqua. E frulliamo. Ok. Che profumo, delizioso. E buona. Qua la consistenza deve essere cremosa. Così cremosa, sì. E non troppo liquido. Poi ce lo porteremo al tavolo e l'assaggeremo, ma intanto anche la seconda ricetta è pronta. Terza ricetta qui al ristorante messicano Il Beso di Torino, questa volta sarà allo chef Alfredo che ci introdurrà in un grande classico della cucina messicana, in assoluto la salsa più popolare, più famosa, più apprezzata, quella del guacamole. Guacamole che ha un'origine, il suo nome... Ed è il Nahual che arriva da tanti anni fa, che vuole dire guacamole, ma vuole dire salsa di avocado. Okay? Salsa di avocado. Salsa di avocado, ok. Quindi qua abbiamo tutti gli ingredienti che abbiamo bisogno per fare questa ricetta. Lo principale è avere un avocado top, che ce l'abbiamo qua, sempre al beso. Poi abbiamo il pomodoro grappolo, coriandolo, cipolla, peperoncino, jalapeño, che abbiamo andato, che siamo andati oggi al mattino a raccoglierci. Vediamo subito la ricetta. Ok, quindi per questa ricetta abbiamo bisogno di due pezzi di avocado, che dobbiamo aggiungere qua. Avocado bello morbido. Morbido, maturo, no? Maturo, stiamo usando la varietà Hass. Hass, certo. Che è la migliore. Qua iniziamo a schiacciare. Ecco, si usa questo strumento antichissimo. Questo è antichissimo, certo. Il molcajete. Il molcajete, un mortaio. Non deve essere un frullato, ci devono essere i pezzi. Il pezzi ancora essere, di avocado, sì. Si devono vedere, sentire. Perché questa è una salsa molto tradizionale, molto semplice. Ma ha il suo modo di farlo, no? Come assolutamente, tutto. Assolutamente, certo. Quindi già siamo pronti qua con l'avocado e poi iniziamo ad aggiungere gli ingredienti. Qua abbiamo il pomodoro grappolo a cubetti. Pomodoro maturo, rosso, certo. Scubettato. Ok. Poi qui abbiamo il nostro coriandolo
Il coriandolo. Realmente tagliato. Mi raccomando, coriandolo e non prezzemolo. Sì, perché a volte la gente pensa che è prezzemolo sempre qua, no? Cambia completamente il sapore. Il sapore, certamente. La cipolla rossa, anche questa ci vuole. Noi la usiamo perché è meno forte quella, di quella che la bianca, no? Certo. Quindi mettiamo un po' di cipolla anche. Quindi il peperoncino jalapeño che abbiamo portato da... E finalmente jalapeño, qua è un mix verde e rosso, sì, certo. Quindi abbiamo sia la piccantezza che l'aromaticità. Iniziamo a mescolare qui. Quindi si schiaccia grossolanamente, sì. Anche per amalgamare un po' i sapori, certo. Perché poi andiamo a completare con il succo di lime. Il lime, qua abbiamo due... E anche a me mi piace... Con troppo lime questa volta. Che si deve sentire. Sì, si deve sentire. A me mi piace troppo il lime. Beh. E qua abbiamo la sale Maldon. A me mi piace sale sempre sale Maldon. E ancora un'ultima mescolata. Vedete che amalgamare bene sia il sale che il succo di lime. Questo già è pronto. Ed è pronto così per essere servito. Sì. Come si mangia? E noi abbiamo tante forme di mangiare, sai? Qua al Beso abbiamo un piatto con il diaframma di bovino. Che se puoi fare il tacos è buonissimo anche, puoi fare il tacos anche, le puoi mettere un pezzo di pesce, solo una tostada. Come una salsa, sì, che completa una preparazione. Esattamente. O se no, semplicemente con dei totopos. Che funziona anche come un antipasto, no? Certo. Okay, quindi ce l'abbiamo qua il nostro guacamole dal Beso e poi mettiamo un po' di decorazione. E adesso l'assaggio, adesso ce l'assaggeremo. E ora è il momento dell'assaggio, dopo tanta fatica, un guacamole fatto a regola d'arte, questi taco completamente vegetariani della Milpa con le verdure di stagione e la salsina verde per accompagnarle. Da dove comincio? Io direi indubbiamente da un taco con un totopo, un triangolino di mais, facciamo un assaggino veloce. Ci sta benissimo il tocco di succo di lime, il peperoncino c'è e sullo sfondo ci ritorno perché è troppo buono, non si può resistere da fare un bis. Devo fare i complimenti ad Alfredo perché è veramente venuta eccezionale e ora qua sarà difficilissimo, impossibile mangiarla senza sbrodolarsi, temo. Ci mettiamo anche un po' della salsina verde sopra, io darò solo un boccone perché più vado verso il centro più sono convinto che sarà complicato, però solitamente bisogna mangiarlo di lato, io ci provo, salute. Verdure croccantine al punto giusto, il peperoncino si sente ma non è assolutamente aggressivo. Buonissimo, la salsina anche ci sta perfettamente, dovete venire ad assaggiare anche voi per credere. E su questo ultimo morso, uno dei taco più buoni che abbiamo mai mangiato, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo viaggio. Ciao!